Alberto Figoli, sono direttore dell'Istituto della Tecnologia delle Membrane del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che è ubicato presso l'Università della Calabria. L'invenzione in oggetto riguarda la produzione di membrane innovative costituite da un coating in cui presenta delle sostanze antimicrobiche e permette la rimozione selettiva di inquinanti dalle acque. Il brevetto è stato prodotto nell'ambito del progetto europeo Vicinacqua, finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del progetto Horizon 2020, e il vantaggio pratico essenzialmente è stato quello di poter produrre acqua pura da utilizzarsi in agricoltura, irrigazione e in acquacultura, partendo da un'acqua inquinata, in particolare nelle acque del lago Vittoria a Kisumu in Kenya. Infatti i partner del progetto sono sia partner europei che partner africani. I vantaggi a livello pratico sono sicuramente la possibilità di utilizzare sistemi compatti che permettano di utilizzare le membrane anche in posti remoti, e quindi di poter utilizzare energie rinnovabili come il solare o l'eolico, e quindi di poter produrre acqua pura anche nelle zone più remote. Le membrane sono di per sé già impiegate in diversi settori a livello industriale, sia per la dissalazione delle acque che anche nel campo biomedicale. E per quanto riguarda l'applicazione presente, sono di particolare interesse potrebbe essere il loro impiego per la produzione di membrane per bioreattori a membrane, quindi per il trattamento di acque reflue, acque contaminate. E è difficile dare una stima dei costi attualmente, e senza dubbio bisogna vedere anche il vantaggio che questa nuova tecnologia può avere, e in particolare quello di poter avere membrane che resistono nel tempo molto più a lungo e siano resistenti nei confronti dello sporcamento, che è una delle problematiche principali delle membrane stesse. E questo brevetto sicuramente va incontro e cerca di risolvere questi problemi che sono essenziali per la produzione di acqua pulita, in particolare in reflui contaminati. Abbiamo cercato di pubblicizzare l'idea tramite canali tradizionali, quali per esempio lo sviluppo dopo aver fatto il brevetto, di articoli, ma anche cercando, grazie all'ufficio brevetti del CNR, di individuare delle opportunità di workshop, seminari, come in quel caso del presente evento, e quindi poter riportare al mondo industriale i vantaggi della nostra tecnologia.